Testimonianze di fede. Programma curato e condotto da Rita Sberna. Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Testimonianze di Fede. Questa sera abbiamo un nuovo ospite al telefono, pronto per condividere con tutti noi la sua fede. Sto parlando di Antonello De Giorgio. Buonasera. Buon pomeriggio a te, Rita, e buon pomeriggio. Grazie per aver accettato il nostro invito a condividere con noi la tua fede. È un dovere, è un dovere. Io per scelta ormai vado a parlare della mia storia ovunque mi invitano. Eh sì, questo lo so benissimo. Antonello, tu vivi a Varese, sì. Diciamo che sei lavori presso un istituto di credito e sei anche appassionato di pallacanestro. Certo, la pallacanestro è lo sport che mi ha accompagnato per tutta la vita. Io dico sempre, io oggi ho 54 anni, gioco tuttora a pallacanestro e ho sempre detto che nella mia vita, se non avessi avuto due frati francescani e uno sport come la pallacanestro, probabilmente la mia strada avrebbe preso altre direzioni. Infatti nel 2008 consegui anche la tessera di allenatore, quindi sei bravissimo per quanto riguarda questo sport. Sì, diciamo che la tessera di allenatore è stata una sfida con me stesso, perché in quel periodo facevo la chimioterapia, quindi in ogni caso ho voluto affrontare un corso pesante, difficile, particolare come quello di un allenatore di pallacanestro, stando poi una settimana a Bormio per affrontare tutti gli esami. Uh-huh. Sei sposato e hai due splendidi figli. Ho due ragazze, sì. Antonello, tu hai scritto un libro dal titolo Alquanto strano, fra l'altro questo libro l'ho pure letto, si intitola Non sono ancora una foto sopra una lapide, il titolo già fa pensare alla tua storia un pochettino travagliata e sofferente, anche se io comunque l'ho letto il libro. Devo dire che tu parli di tutto, parli della tua infanzia, dei tuoi pensieri, dei tuoi ricordi e parli pochissimo della tua sofferenza che adesso tu stesso ci dirai. Infatti ti invito a dire di cosa parli esattamente nel libro. Sì, il titolo Non sono ancora una foto sopra una lapide e poi un'esclamazione, no? E devo dire che effettivamente mette ansia, mette un po' paura. È un libro autobiografico, è la mia storia. Io non sono uno settore di professione, l'hai detto tu prima, lavoro in un istituto di credito, però nel 2008 mi è successo un qualche cosa di particolare che ha cambiato completamente la mia vita. Io dico sempre, una volta c'era una pubblicità che diceva una telefonata allunga la vita. Ecco, quella telefonata che mi arrivò quel giorno in ufficio, stavo lavorando, dall'altra parte del telefono c'era un medico, e questo medico con tono molto professionale mi disse: signor De Giorgio, volevo comunicarle che le abbiamo diagnosticato un tumore maligno. Bruttissimo. Ecco, una comunicazione di questo tipo può essere devastante. Immagino. Come l'ho presa io? Innanzitutto ridendoci sopra, ma questo è il mio modo di affrontare la situazione. Io in ogni situazione, anche nella situazione tragica, riesco a trovare la battuta. Mia moglie dice sempre che sono un eterno bambino e che non crescerò mai perché cerco sempre di sorridere. Però quella comunicazione, di fatto quella telefonata non mi aveva allungato la vita, ma tutt'altro. Mi aveva fatto passare direttamente dalla vita alla morte in una frazione di secondo, ma soprattutto mi aveva fatto perdere quello che tutti noi pensiamo di avere, ma che di fatto non possediamo, che è l'immortalità. Però questo pugno nello stomaco, questo cammino travagliato, che poi tieni presente che io la prima reazione che ho avuto, d'accordo, ridere, ma poi sono andato subito su internet, ho inserito il nome della malattia, sembrava una pubblicità, no? Sì. Perché a caratteri cubitali diceva tumore maligno. Ecco, eppure questa situazione, questo momento della mia vita non mi aveva spaventato. Perché non mi aveva spaventato? Perché il Signore in quel momento si è fatto sentire. Come si è fatto sentire? Si è fatto sentire attraverso la fede. E allora dobbiamo chiederci che cos'è la fede. Esattamente. La fede è un dono. Quando io ero ancora piccolo, quando ero ancora in fasce, quando non capivo ancora nulla,
i miei genitori avevano deciso di battezzarmi e con esso il dono della fede. La fede alla fine, essendo un dono, possiamo considerarlo una grossa scatola con un bellissimo involucro di carta colorata e sopra un fiocco. Noi lo apriamo piano piano e scopriamo sempre qualche cosa di nuovo. Quando i miei genitori hanno deciso di battezzarmi, mi hanno regalato la fede, il dono della fede, da quel momento io ho iniziato a camminare e a crescere, e sto camminando ancora nonostante i miei 54 anni. Purtroppo, ecco, io intendo sempre il battesimo come sacramento, perché troppe volte ormai questo sacramento importante viene confuso col braccialettino d'oro, con l'orecchino, con la collanina, col pranzo, il rinfresco. Mi è capitato di sentire persone dire: non posso permettermi di invitare ad un pranzo gli amici e i parenti, quindi non battezzo mio figlio. Queste persone non hanno capito il senso del battesimo, evidentemente. Perfetto, perfetto. E la mia risposta è stata: tu prendi un padrino, prendi una madrina, battezzi il bambino. Il resto è tutto contorno. Se però i tuoi parenti, i tuoi amici aspettano solo questa occasione per festeggiare, ma per festeggiare in modo così, i ristoranti, cioè, non hanno capito nulla, è come quando c'è una cresima oppure un matrimonio, quelli che aspettano all'esterno della chiesa non copartecipano a quel mistero che si sta avverando all'interno di quella chiesa. Purtroppo è triste, ma è così. È triste, sì, perché questo fa capire che ci sono tanti cristiani soltanto per nome, non per fatti. Certo, certo. Tant'è vero che spesso e volentieri si sente dire: io sono un credente non praticante. E allora non sei un credente. Non esiste una via di mezzo: o sei credente, sei praticante, o non sei credente. Ma è un po', io ho tenuto un convegno qua in zona Varese, avevo un po', no? Perché anche quello che arriva a messa durante le letture e non entra, io arrivo a messa 10 minuti prima, perché in ogni caso mi devo preparare. Certo. Devi essere dentro quando entra il sacerdote, devi uscire quando il sacerdote se n'è andato dall'altare. Se tu entri nel durante la messa, secondo me non è valida. Esattamente. È chiaro che andrebbero dette queste cose, capisci? Sì. Tornando a così alla mia storia, ecco, quella sera io viaggio sempre in autostrada, io lavoro in zona aeroporto di Malpensa, quindi devo fare sempre un'oretta di viaggio, e quella sera, viaggiando con i tanti pensieri con i quali si convive, ne avevo uno più forte degli altri, e questo pensiero era: Antonello, probabilmente ti devi preparare nel modo meno indegno possibile. Però avevo anche una certezza, che non avrei cambiato la mia vita, perché sono genitore e sono marito, e quindi nei confronti della mia famiglia io avevo deciso che non avrei cambiato la mia vita. Il titolo, per dirti, perché poi succede una cosa stranissima, ma chi ha vissuto l'esperienza del cancro lo sa, io lo chiamo gli occhi degli altri. Fabrizio De André in una canzone diceva: come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca, cioè le notizie passano velocemente. L'esempio che posso fare è lanciare un sasso in uno stagno. Quando il sasso tocca l'acqua si creano tutti questi cerchi concentrici, no? Sì. Ecco, le voci girano così, e tutti sapevano che io ero ammalato, mi avevano già condannato, e io lo vedevo negli occhi degli altri. Sul libro, tu l'hai letto, a un certo punto sono andato a scrivere che gli occhi degli altri mi facevano sentire pronto per apparire sui necrologi. Sì. E soprattutto mi davano la sensazione di essere una foto pronta da incorniciare e messa su una mensola dove ci sono tutti i nostri cari passati. Ma perché era magari la sorte che si immaginavano tutti. Sì, ma la cosa simpatica è che io dovevo ancora iniziare a lottare. Tu pensa che il titolo è nato un giorno dopo una santa messa, durante una santa messa attraversavo la navata dopo la comunione. Io dico sempre che ero io che ero mal disposto quel giorno, però incrociando gli occhi dei conoscenti, quel giorno lì li ho visti in un modo diverso. E uscendo da chiesa dissi a mia moglie: non sono ancora una foto sopra una lapide, perché dovevo ancora iniziare a lottare, e avrei iniziato il giorno dopo entrando in un reparto di oncologia. Ma questo libro quindi l'hai scritto nel contempo che avevi questa sofferenza? Allora, io il libro l'ho scritto
quando mi sottoponevo alla chemioterapia. Allora, per la mia malattia tu devi sapere che prima sono stato operato, poi ho fatto 4 mesi di chemioterapia, poi ho fatto 1 mese di radioterapia. Ho fatto tutto quello che c'era da fare, poi non c'era più nient'altro, no? Durante la chemioterapia io mi chiudevo nella mia camera per soffrire in silenzio, per non essere disturbo agli altri e soprattutto, prima l'avevo detto perché sono marito e genitore e quindi per non farmi vedere in questo stato dai miei figli e da mia moglie, ma soprattutto perché in quel momento avevo aumentato quello che è il dialogo con Dio. Il dialogo con Dio più comune è la preghiera. Se tu riesci nel momento della sofferenza a rivolgersi a Dio e partecipi in una maniera infinitesimale alle sue sofferenze, Lui ti premia. Io in quel momento, in quei momenti chiusi nella mia camera, ho provato delle sensazioni che non racconterò mai, che ho nel mio cuore. Sono cose private anche. Che sono cose private. E poi, però ho anche vissuto quello che io dico che è il pregio della malattia. Avevo lasciato un'intervista un giorno a un giornale, avevano messo questo titolo a caratteri cubitali, il tumore può essere un bene, la lezione del signor De Giorgio. Di fatto che cosa ero andato a dire? Che la malattia è un grande pregio, che ti ferma e riesci a pensare. A riflettere. A riflettere, perché noi siamo abituati a correre sempre. La nostra vita, facci caso, è sempre uguale, è ripetitiva. È una corsa. È una corsa, ma noi ci specializziamo a velocizzare una vita sempre uguale. Il paragone che posso fare è prendere un timbro, appoggiarlo su un tampone d'inchiostro e poi picchiarlo innumerevoli volte su un foglio. Dà sempre la stessa immagine. La nostra vita è così, è sempre uguale. Siamo noi che la vogliamo accelerare. La malattia ti ferma. E forse perché la malattia mi ha fermato, forse perché ho potuto pensare, ricordo che quando mi ero sposato, ormai sono passati, a settembre saranno 30 anni, quando mi sono sposato il sacerdote allora disse, ricordati Antonello che di tanto in tanto marito e moglie si siedono, si guardano negli occhi e cercano di capire che cosa hanno fatto nella loro storia. Cosa che avviene poco oggi. Perfetto, io non ero mai riuscito a fermarmi, io avevo sempre corso. In quel momento mi sono fermato e forse perché ho potuto riflettere che mi sono trovato con una penna in mano, un block notice e ho iniziato a scrivere tutto quello che mi veniva in mente, partendo da che cosa succede quando il padre o il marito si presenta a casa la sera e dice mi hanno diagnosticato il cancro. E quindi ho guardato con gli occhi dello scrittore le reazioni che ha avuto la mia famiglia. Mi sono confrontato con i giovani, l'abbiamo detto prima, io giocando a pallacanestro sono sempre stato a contatto con i giovani e oggi poverine è il famoso scontro che c'è con i miei figli, no? Dove io dico ma io una volta quantomeno noi avevamo i movimenti studenteschi. Oggi purtroppo, giusti o sbagliati che fossero, oggi purtroppo vedo i miei figli e la colpa è mia, e dopo spiego anche perché, loro si controllano come sono vestiti uno con l'altro, premesso che sono vestiti tutti uguali, perché i giovani di oggi sono la fotocopia uno dell'altro, sono vestiti tutti uguali, tu sei giovane, perdonami, mia figlia che ha 25 anni, io l'ho soprannominato il lampione, perché è la posizione che assume quando cammina guardando il cellulare, e allora io dico sempre, ma... noi avevamo degli ideali, voi che ideali avete? Ma fino a quando vi confrontate per i vestiti? Mi va bene, mi va meno bene quando vedo questi ragazzi che passano con la birra in mano ciondolanti. Però dico sempre che la colpa è mia, perché io e i miei figli, non avendo avuto mai niente, ho dato tutto, più di tutto, ma soprattutto ho dato l'inutile. Certo, questo diciamo è un tuo punto di vista, fermandoti a riflettere proprio su quello che è accaduto. Magari comunque questa sofferenza è avvenuta nella tua vita perché è un progetto di Dio. Infatti tu oggi ti ritrovi a testimoniare agli altri che Dio ci ama anche nella sofferenza. Ma hai ragione, perché quando io ogni tanto prendo il mio libro e mi metto a sfogliarlo, mi accorgo che su ogni pagina si parla di Dio, ma si parla di Dio anche quando io non sapevo che Dio fosse al mio fianco,
Di conseguenza, se il libro è autobiografico e parla di me, e in ogni pagina del libro c'è un riferimento al Padre Eterno, significa che in ogni istante della mia vita lui era presente, anche se io non mi accorgevo. Tu comunque hai utilizzato una ricetta infallibile: fede, famiglia, follia. Sì, ormai sono diventato famoso, no? Per questa sì. Teoria delle tre F, mi hanno portato anche in televisione, mi hanno portato un po' da tutte le parti. Alla vita in diretta. Sì, sono stato anche alla vita in diretta. Ma perché? Perché curando il cancro io mi sono accorto che al di là delle cure, ma che cosa ho fatto? Chi mi ha assistito? La fede, la famiglia e la follia. La follia è il mio modo di essere. È quello che mi dicono che ho il cancro e mi metto a ridere. Questa è parte della follia. La follia l'avevo spiegata a Mara Venier, perché tieni presente che ero convinto che mi avrebbero chiesto qualcosa della fede, qualcosa della famiglia. No, mi hanno chiesto la follia, che è la meno importante delle tre. Ma se vuoi le trattiamo, la saltiamo la follia, perché così qualcuno è obbligato a invitarmi per sapere che cos'è la follia. Posso parlare della famiglia, posso parlare sì, certo. Della fede. Se parlo della famiglia ti posso dire, sono arrivato a casa, ho comunicato alla mia famiglia che avevo il cancro. Come hanno reagito i singoli componenti? Appunto. Mia figlia grande, Irene. Irene è quella che io ho detto che è un lampione, quella che ha sempre il cellulare in mano. Il dialogo con i ragazzi di oggi spesso non avviene a quattro occhi, ma avviene attraverso messaggi. E allora cosa succede? Che quando io e Irene siamo insieme, ci parliamo poco, lei va in un'altra stanza, mi manda il messaggio. E allora lei mi scrive in una frazione di secondo e io gli rispondo in mezza giornata. Però nel momento in cui mi sottoponevo alla chemioterapia, quando non ce la facevo più, la chemioterapia ha un culmine che è intorno alla metà della cura. A quel punto lì io avevo deciso di fermarmi, perché non riuscivo a concepire, io sono molto razionale, quindi mi dicevo, ma perché devo stare sempre più male per poi forse stare bene? E quindi mi volevo fermare. Ecco, Irene mi aveva mandato questo messaggio, non me l'ha detto a quattro occhi, ma questo messaggio recitava, lo ricordo a memoria: papà, io ho sempre avuto stima in te, tu mi hai insegnato la vita e adesso tu ti vuoi arrendere e non vuoi affrontare questa malattia. Allora, a costo di infilarti io l'ago della chemioterapia nella vena, tu vai avanti e distruggi questa malattia. Che bello, ti ha spinto a combattere. Questo è il messaggio che mi è arrivato da mia figlia grande, che mi ha dato la forza di andare avanti. L'altra mia figlia piccola, Chiara è come me, Chiara è matta, e non per niente fa l'artistico, no? Quindi sono questi sì. Personaggi. Allora, Chiara aveva capito che il suo papà lo doveva portare alle origini. Io prima ho detto che se non avesse avuto uno sport come la pallacanestro e due frati francescani, la mia vita avrebbe avuto un'altra direzione. Mia figlia aveva deciso che doveva portarmi a giocare a pallacanestro. Lei gioca a pallacanestro, e quindi che cosa succedeva nella mia casa? Tutte le mattine all'alba lei mi tirava giù dal letto, andavamo nei campi all'aperto a giocare. Era una sfida tra me e lei continua, dove lei mi diceva: ma papà, ma non ce la fai, ma non vorrei mica perdere con me. E mi dava la forza di andare avanti, perché io avevo comunque un onore da rispettare, una dignità, e quindi non potevo perdere con mia figlia. E quindi continuavo a lottare. Di fatto, che cosa ha fatto mia figlia? Un contratto d'amore tra un papà e una figlia, non scritto da nessuna parte. Mia moglie, che è il terzo elemento della famiglia, tieni presente che quando io parlo con il pubblico, quando parlo ai grandi incontri di preghiera, di solito mi piace dire questa frase: se io oggi sono qui e sto parlando, e questo posso estenderlo anche ai radioascoltatori, non sì. Li guardo negli occhi ma ascoltano la mia voce, è semplicemente perché qualcuno ha pregato per me. La famiglia è fondamentale. La famiglia è fondamentale. Io dico sempre che in un cuore c'era un'intenzione di preghiera, questa intenzione di preghiera è stata presentata a Dio, in tanti hanno pregato per questa intenzione, tanti amici legati a gruppi di Medjugorje,
Sì. E Dio, che legge nei cuori, ha letto in quel cuore e ha riconosciuto il mio nome. E è da allora che io vado a raccontare la mia storia. Dalla tua voce già trasmetti proprio veramente una forza, una fede incredibile. Proprio lo trasmetti anche a distanza. Bene, bene. Ecco, mia moglie che cosa ha fatto? Che era l'anello, il terzo anello della catena della famiglia. Io dico sempre che mia moglie ha una fede piccolina, come un granello di senape. Ma lei che cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più semplice del mondo. Si è messa a pregare. Ma soprattutto ha chiamato gli amici, anche amici che io non ricordavo più di avere. Ha creato gruppi che pregavano per me. Io ero comodamente seduto su un cuscino di preghiera e dicevo qualche cosa succederà. Ma di fatto, quell'intenzione di preghiera che c'era in quel cuore, il cuore era di mia moglie. È mia moglie che ha chiesto, chiedi e sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Ma di fatto la mia famiglia, io dico sempre che cosa fa, mi ha dato una mano a portare la croce per un pezzetto di strada. Però dico sempre che Dio agisce da Dio e quindi non permette che sia la famiglia che dice allora tu aiuti a portare lui la croce, ma c'è questo interscambio d'amore dove io che ero l'ammalato a un certo punto dovevo aiutare loro a portare questo fardello pesantissimo. Sì. Che portiamo ancora adesso le conseguenze, perché tante volte uno pensa quando mi sente parlare, cavoli che bella famiglia, una famiglia perfetta, assolutamente no, qua volano i piatti a momenti, noi litighiamo almeno 10 volte al giorno, io dico sempre che è colpa di mia moglie, però litighiamo almeno 10 volte al giorno. Ci sono, no? Gli alti e bassi come in tutte le famiglie. Ci sono gli alti e bassi, quindi non ha, no, perché qualcuno ha detto tu sei fortunato perché è una famiglia così, assolutamente no, è una famiglia uguale alle altre. Infatti. Magari abbiamo camminato nella preghiera mano nella mano, abbiamo forse recitato il rosario qualche volta tutti insieme. Ed è fondamentale questo, la preghiera in famiglia. Questo è l'aiuto. Infatti, tiene proprio salda la famiglia, la preghiera, il rosario e l'amore a Dio. Certo. Infatti, se poi tu partiamo, dimmi. Se vuoi ti racconto qualcosa della F, io non so quanto tempo abbiamo a disposizione, della F della fede. Sì, abbiamo tempo. Anche il tasto di Medjugorje. Allora io dico sempre, però bisogna capire un po' com'era il quadretto della mia famiglia di quando sono nato, no? Perché mio papà veniva dal sud Italia, mia mamma veniva dalla Svizzera. Tu devi sapere che a Varese c'è una caserma, c'è lì un rudere. Sì. A secondo delle amministrazioni comunali che si susseguono, uno dice che fa il teatro, uno dice che fa il palazzo, uno dice che fa un'altra cosa, è sempre il rudere che è lì da quando ero piccolino. Mio papà faceva il militare lì dentro. Cosa ci facesse mia mamma dalla Svizzera a Varese? Non lo so. Però si sono fidanzati, si sono sposati subito. Chiaramente scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E come dico sempre, in guerra non vanno mai quelli che decidono di fare la guerra, ma sono i poveri. Mio papà parte per la Russia, arriva in Siberia, viene catturato, campo di concentramento, parte uomo sano, torna uomo invalido. L'assurdo è che torna a guerra già finita, quando mia mamma addirittura prendeva già la pensione di vedova, quindi figurati. I due si ricongiungono e nel 1948, io nascevo 10 anni dopo, nasce mia sorella. Mia sorella è gravemente cardiopatica. Prospettive di vita 3 anni. E allora mia mamma che cosa aveva fatto? Aveva fatto un voto, quello che facevano i nostri vecchi. Sì. A Maria le aveva dato la sua disponibilità in cambio della salute della figlia per curare gli ammalati. E mia mamma da allora era partita a curare gli ammalati. Per un sorriso, una parola buona, una medicazione, un'iniezione. Casa mia era diventato un ospedale e siccome gli ammalati sono ammalati anche di sabato e di domenica e in ospedale quando uno ha bisogno suona il campanello, ecco, casa mia era un campanello continuo. Io nascevo esattamente 10 anni dopo, quindi mia mamma era 10 anni che faceva questa attività e quindi il ruolo della mia famiglia era mio papà invalido che cercava di riempire il piatto, mia mamma era sempre come volontaria, gratuitamente, da qualche ammalato. Mia sorella era sempre in qualche clinica e io crescevo in mezzo a una strada. Ed è crescendo in mezzo a una strada
che è una palestra di vita eccezionale, dove impari tutto nel bene e nel male. Te sono interessato in tutti, chiaramente, però ti attaccano una carta d'identità, perché tu sei quello che viene dalla strada. E questa carta d'identità te la porti, te la porti a scuola, te la porti a lungo. E allora io mi sono chiesto se è stato in quel momento che io ho trovato la fede. Non lo so. Oppure quei due fraticelli che mi hanno accolto in un oratorio, mi hanno tirato dentro, è lì che ho incontrato la fede. Non lo so, perché lì mi interessava andare a giocare. Non lo so. E nei miei tanti trascorsi di vita ci sono stati sempre tanti non lo so, anche se io poi ho detto che sul libro in ogni passaggio si parla di Dio. Sì, nel 1900... confermo. Perfetto. Nel 1987 succede una cosa che stravolge completamente la mia esistenza. Io ho cercato di comporre questo mosaico fatto di coincidenze, fatto di cose accadute, fatto di tante cose che dovevano succedere. Morale, mi trovo su un pullman. Destinazione Medjugorje. Siamo nel 1987 e io ricordo che ero perfettamente scettico. Tu pensa che allora, e questo è il boomerang che poi ho pagato, tu sul libro l'hai già letto, però lo racconto, sì. Ero talmente scettico che nel momento in cui era stato chiesto, allora si poteva accedere alle stanze dove i veggenti anche singolarmente avevano le apparizioni. Avevano forse l'apparizione ancora nel santuario? No, Vivka le aveva a casa sua, però c'era la possibilità di portare una maglietta di un ammalato, un qualche cosa da mettere sotto la statua della Madonna durante l'apparizione. Ecco, io che cosa ho messo in quella busta? Una schedina del Totocalcio. Questo era la dimostrazione di quanto io ero scettico. Però il Signore mi ha chiamato così, perché doveva arrivarmi questo boomerang sui denti. E io dico sempre che in tanti anni di frequentazione a Medjugorje io non ho mai visto nulla. Non ho mai visto il sole girare, non ho mai visto segni strani nel cielo, non ho mai visto, perché bisogna stare attenti, i segni che l'uomo si va a cercare. Certo. Perché quando il Signore ti deve dare un segno, tu puoi essere in una miniera a 200 metri e il segno ti arriva. Purtroppo io ho notato che tanti segni lo vanno a cercare. Non ti arriva il segno così, è la tua idea di aver ricevuto il segno, capisci? Il segno ti arriva improvvisamente. Bisogna Bisogna fare un buon discernimento. Però che cosa ho visto a Medjugorje? Ho visto persone in ginocchio, ho visto file interminabili nei confessionali, ho visto gente piangere, ho ascoltato il silenzio di Medjugorje. Ho visto i granelli del rosario passare da polpastrello a polpastrello. Ho visto la fede vera. E allora mi sono anche chiesto per quale motivo uno va a Medjugorje. Perché alla fin fine tu vai a Medjugorje, io poi che me la ricordo nell'87, non c'è nulla. Medjugorje... È stato proprio all'inizio delle apparizioni. Perfetto, perfetto. Medjugorje c'è la chiesa di San Giacomo, c'è il monte delle apparizioni, c'è il monte della croce. Tutto ruota intorno a questo triangolo, non c'è null'altro. Poi ci sono sassi, sassi e solo sassi. Eppure io sono convinto che se anche il più piccolo sassolino di Medjugorje potesse parlare, racconterebbe di qualche conversione. Però sono andato più in là. Sono andato più in là. Perché tu a Medjugorje vai, se vai d'inverno fa un freddo marbino. Se vai d'estate è un caldo torrido. Se piove è un acquitrino. E allora io mi chiedo, eppure perché la gente ci va? Per la conversione del proprio cuore. Per la conversione del proprio cuore, ma io faccio un altro passo. Semplicemente perché alla fine di ogni messaggio Maria dice grazie perché avete risposto alla mia chiamata. A Medjugorje non si va per caso, a Medjugorje si va per chiamata. È una vera chiamata di Maria. È una vera chiamata, però io dico sempre... che il Signore non ha chiamato Antonello perché è più bello degli altri, assolutamente no. Il Signore chiama Antonello, chiama Francesco, chiama Salvatore, chiama Mario, chiama tutti. Il problema è che il rumore del mondo non ti permette di ascoltare il Signore che chiama. E la cosa bella è che il Signore grida e noi riusciamo a non ascoltarlo. Il demonio ti fa un piccolo sibilo e lo senti benissimo.
Sì. Probabilmente in quel momento, quando sono stato chiamato io, in quel momento avevo le orecchie particolarmente attente. Poi mi sono comportato come il mio modo di comportarmi, spiritoso, lo so pure, ma non ci credevo, facevo, eccetera. Mi sono preso il boomerang sui denti. Tu pensa che io ho iniziato ad andare dal 1987 al 1991, ogni 6 mesi. Era come andare in un confessionale, andavi e ricaricavi le pile. No, io dico sempre, l'ho sempre detto, quando sei a Medjugorje sei in paradiso, adesso ritorni all'inferno, stai qua 6 mesi, poi ritorni ancora in paradiso. Ma il 26 giugno del 1991 scoppia la guerra. E allora mi trovavo là a Medjugorje, chiaramente, c'ero io, c'era mia moglie, c'era mia figlia Irene che aveva 3 anni. Irene l'ho portata la prima volta che aveva 3 mesi. Siamo rientrati dalla guerra, abbiamo attraversato la Jugoslavia, siamo rientrati in Italia e poi ho avuto un blackout totale per 19 anni. Per 19 anni io non sono più riuscito a tornare a Medjugorje. Veramente? Sono ritornato nel 2010. Adesso l'ho capito perché prima mi arrabbiavo. Tieni presente che ogni tanto quando mi presento a qualche parroco, devo andare in qualche parrocchia e lui mi dice: ah, eccolo qui, un altro miracolato di Medjugorje. Assolutamente no, perché io sono andato in tempi non sospetti. Io sono andato nell'87 a Medjugorje e mi sono ammalato nel 2008. Quindi no? Non perché c'entra. Tante volte, ecco. E allora io ho avuto questo blackout di 19 anni. Ci sono ritornato nel 2010, nel frattempo io dovevo farne di tutti i colori, come il mio modo di essere, dovevo ammalarmi, dovevo superare la malattia io l'ho avuta in corpo 5 mesi. Nel 2010 sono finalmente ritornato e ho riflettuto e ho capito che cosa significavano questi 19 anni. Tieni presente che io di Medjugorje sapevo tutto, avevo i messaggi, avevo ogni genere di informazioni. Mi arrivava. Ti sei sempre aggiornato. Ero sempre aggiornato. Addirittura a mia moglie avevo detto: se dovessi morire, prima di morire mi caricate su un carro e mi portate a Medjugorje. Eppure non riuscivo ad andarci. La famosa chiamata, 19 anni. Oggi ho capito che cosa significa. Perché un giorno io poi, facendo il lavoro da bancario, quindi sono molto avvezzo ai calcoli, ho moltiplicato 19 anni per 365 e fa un numero, quasi 7.000. E allora se io ogni giorno, dal 91 al 2010, ho pregato Maria per poter tornare a Medjugorje, il sottoscritto per essere degno di ritornare a Medjugorje doveva invocarla 7.000 volte. Che bello! Poi nel 2010 si sono finalmente tornato. Ma se tu hai visto, io poi se parlo, no, sulla mia storia, racconto, se tu hai visto sul mio libro c'è anche una bella prefazione. Sì. Io accenno sempre alla prefazione per far capire quando vado in testimonianza che cosa significa la chiamata. La prefazione sul mio libro l'ha fatto Giancarlo Comeri, che è un medico e uno dei primi 5 medici che nel 1984, 25 marzo, effettuarono i primi test clinici sui veggenti di Medjugorje. Allora, io per far capire che cosa significa la chiamata, lui non è andato perché, già, prendo, vado, assolutamente no. Mi sono rapportato i numeri. La popolazione del mondo nel 1984 era di 4 miliardi e 650 milioni di persone, oggi siamo in 7 miliardi. Ciò significa che in tutto il mondo c'erano 4 miliardi e 650 milioni di figli di Dio, ma Dio, per quel bellissimo compito che era quello di iniziare a fare test clinici sui veggenti di Medjugorje, aveva bisogno di 5 medici su 4 miliardi 650 milioni di persone. Questa è la chiamata. Comeri è andato, ha seguito questa chiamata. È chiaro che poi dopo il Signore non l'ha lasciato con orgoglioso, sì soddisfatto perché sei venuto, gli ha dato un mandato come gli apostoli. E lui è da allora che sta accompagnando centinaia, centinaia e centinaia di pellegrini. Questa è la chiamata. È quello che poi continua a dire Maria nei messaggi. Diffondete quello che io vado a dire.
Certo, è quello che vuole, che si aspetta da noi. Adesso, Antonello, tu comunque fai incontri e testimonianze pubbliche, come abbiamo detto prima, durante le quali racconti la tua storia, questa che appunto stai raccontando a noi questa sera. Fra l'altro, ci tengo a dire che i proventi della vendita del libro sono destinati ad un'iniziativa missionaria che si Sì. occupa della ristrutturazione di una casa di riposo per anziani in Brasile. In Brasile, sì. Allora, inizialmente i proventi andavano per la costruzione di due pozzi per l'acqua in Eritrea. Poi è chiaro che non sono solo io che mi muovo in questa direzione. E all'inizio, quando io ho preso in mano questa situazione, io ricordo che quando ho presentato il libro alla libreria Feltrinelli a Varese, avevo detto e pensato subito: il libro non lo lascio morire su uno scaffale, ma se il libro ha le gambe, cammina. E il libro le gambe le ha perché utilizza le mie, che ho iniziato questo sistema itinerante di presentazione. E allora, andando a parlare, avevo deciso subito che questi proventi andavano per questi due pozzi per l'acqua in Eritrea. Oggi ci sono in Eritrea 3.500 persone che hanno l'acqua. Bellissimo. E è motivo di orgoglio, tenendo presente che io all'inizio pensavo: sarà la solita storia, facciamo del bene, perché tutti noi abbiamo in cuore facciamo del bene. Quante volte senti: se vinco al Superenalotto la metà la do in beneficenza. Poi il Sì. Superenalotto non vince mai nessuno, ma a quel punto lì, se io devo demandare a terzi, se vinco faccio del bene, se no non faccio nulla. E allora io sono partito con questi due pozzi, poi adesso i missionari cappuccini di Milano, che sono i miei referenti, visto che in Eritrea i lavori sono terminati, mi hanno chiesto una mano in questo progetto ancora più ambizioso, perché la ristrutturazione di un centro per anziani, perché chiaramente gli anziani in Brasile, quando non servono più, vengono messi da parte, a Barra do Corda, nella regione di Maranhão, che deve essere tra l'altro dalle parti dove è andato Papa Francesco, e anche lì io mi sono buttato. Ma tu pensa, questo è per quanto riguarda il discorso puramente economico sulla vendita del libro. Ma io all'inizio la mia idea era stata quella, e mi è nata quando ero nella mia stanza, nella mia sofferenza, nel mio silenzio, con i miei appunti. L'idea è stata quella di voler dare subito un messaggio positivo e di speranza a chi la speranza la sta perdendo, e sto parlando dell'ammalato oncologico. Esattamente. Senti, ma Perché? Sì. io, siccome siamo quasi in conclusione, prima di concludere volevo chiederti quale messaggio di fede, di speranza vuoi mandare a tutte quelle persone che sono in questo brutto tunnel e sono malate di tumore. Certo. Allora, io ho detto, dare un messaggio positivo e di speranza a chi andare a girare, magari parlo un po' più veloce, perché io ho superato quella soglia, quella porta, che è la porta che divide un reparto di oncologia dal nostro mondo. Il nostro mondo, io dico sempre, che è tutto normale, quindi è normale che se c'è un anziano lo mettiamo da parte, se c'è un povero lo scavalchiamo, se c'è una persona che ha la pelle diversa dalla nostra non lo dobbiamo considerare, così come dobbiamo staccare la spina se c'è un malato terminale, dobbiamo ricorrere all'aborto se c'è una gravidanza in attesa, tutte queste cose. Superando quella soglia, io negli occhi degli ammalati ho incontrato la sofferenza e la speranza. Negli occhi degli ammalati ho incontrato Gesù Cristo. E io adesso che sono ritornato di qui da quella porta, non potevo star zitto. E allora io all'ammalato che cosa vado a dire? Allunga una mano. Io non posso farti guarire, ti posso regalare un sorriso, però ti dico: allunga una mano. Mi viene sempre in mente quella parabola di quando Gesù ha camminato sulle acque e Pietro, incredulo, ha detto: Signore, fa che anch'io cammini sulle acque. Tant'è vero che ha camminato. Poi l'acqua si è un po' agitata, lui si è spaventato, stava affondando e ha allungato una mano: Signore, salvami. Il Signore l'ha preso per mano e l'ha messo sulla barca. Ecco, quello che io voglio dire e quello che vado a dire agli incontri, anche ai tanti che mi scrivono un po' da tutta Italia, perché poi, essendo andato alla RAI, mi arrivano tante mail. Ecco, allunga una mano, abbi fiducia del Signore.
bisogna avere fiducia nel Signore. Quello che dici è un messaggio forte. Bisogna avere fiducia anche quando le cose ci sembrano sbagliate, perché tutto quello che sperimenta l'ammalato oncologico, io l'ho sperimentato, quindi io conosco lo sguardo, conosco il momento triste, conosco il silenzio, conosco come ti vedi allo specchio, conosco i perché a me e non agli altri che sono più cattivi di me. Però sì, ho questa grande fortuna che conosco Gesù Cristo e di Lui mi fido. Siamo... E per quello che io posso dire, allunga una mano. Siamo quasi in conclusione. Io, prima di concludere, avrei proprio il piacere di condividere con te, con tutti i radioascoltatori, il messaggio che la Madonna ha dato alla veggente Maria proprio ieri, certo, in occasione dell'apparizione mensile. Certo. Messaggio del 25 luglio. Cari figli, con la gioia nel cuore vi invito tutti a vivere la vostra fede e a testimoniarla con cuore e con l'esempio in ogni modo. Decidetevi, figlioli, di stare lontano dal peccato e dalle tentazioni. Nei vostri cuori ci sia la gioia e l'amore per la santità. Io, figlioli, vi amo e vi accompagno con la mia intercessione davanti all'Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ogni qualvolta leggo un messaggio, Antonello, della mamma Celeste, non mi va di commentarlo, perché così si commenta da sé. Perché il messaggio è per ognuno di noi. Sì, è personale. Bisogna leggerlo nel silenzio e pensarci. Sì, esattamente. Dobbiamo trovare il tempo, no? Ritorniamo a prima, noi corriamo sempre, invece bisogna farlo nostro, bisogna riuscire. Io tante volte lo leggo, poi ricomincio a leggerlo, poi ricomincio a leggerlo, perché mi sembra di perdere un pezzettino, di non avere la concentrazione sufficiente per capirlo. Sì, è vero, se uno poi lo rilegge con più calma e più volte, magari ci sono dei passaggi che a volte saltano. Certo, è vero, è vero, è vero. Ti ringrazio, Antonello, perché... Ecco, io volevo, se mi permetti, dare sì, la mia mail. Allora, tutti mi trovano su Facebook, Pagamessa e Giorgio Antonello, sono l'unico e quindi sono facilmente rintracciabile. Se qualcuno vuole la mia mail, io l'ho detto, degiorgio.antonello@gmail.com. Perfetto, così chi vuole può anche contattarti. Perfetto, volentieri. Grazie volentieri per aver condiviso anche questa tua mail, per averci dato la possibilità di ascoltare la tua testimonianza di vita e per aver dato anche forza tramite radio a tutte quelle persone che magari sono in questo tunnel. Grazie a te, Rita, e soprattutto avete complimenti, avete una bellissima radio. Io sto seguendo le testimonianze da un po' di tempo, poi arrivano tutti i miei amici, no? Uno dopo l'altro, e quindi complimenti veramente. Grazie di cuore a te, addirittura so che questa sera ci seguono anche dall'Australia. Sì, mi hanno scritto dall'Australia, no? Quindi tra i miei contatti una libreria dell'Australia. Che bello. Che poi col sistema YouTube ascolterà volentieri. Grazie allora, Antonello. Grazie a te. Grazie e a te. Ti auguro tutto il bene di questo mondo. Condivido. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sverna.